Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Dopo oltre 17 significanti anni al comando di chi, Alfonso Signorini ne ha lasciato la direzione e al suo posto nel ruolo di direttore responsabile adesso c'è il rinomato collega Massimo Bornis, che era già direttore esecutivo della testata. Oggi si vocifera anche di un allontanamento dal GF VIP 7. La verità. Meglio di lui non lo sa nessuno. Visto che è il meccanismo su cui si basa in parte il suo lavoro. Dopo che Alfonso Signorini ha annunciato di non essere più il direttore esecutivo di chi, sono piovute indiscrezioni a non finire sul suo conto. Che sia stato licenziato, che voglia occuparsi solo di televisione. Ora parla lui. Alfonso Signorini, le voci sulla sua uscita da GF VIP e chi. Stanco di leggere notizie non confermate sulla sua vita lavorativa, Alfonso Signorini ha deciso di sfogarsi attraverso il suo carissimo settimanale, chiarendo una volta per tutte la situazione. Il cambio di rotta che ha ordinato Pier Silvio Berlusconi per il GF VIP 7, a sua volta, ha fatto insospettire ancora di più il settore del gossip e il pubblico. Per questo, il giornalista ha ritenuto fosse arrivato il momento di fare chiarezza sull'attuale atmosfera ai vertici della testata di Cronaca Rosa e al suo futuro prossimo in quel di Canale 5. Quando chiedono come stai, rispondi sempre che non stai bene. Così ti lasceranno in pace, ha iniziato Alfonso Signorini citando un preziosissimo consiglio datogli dal compianto Maurizio Costanzo, mancato lo scorso 24 febbraio. Poi ha preso a dirsi stanco e deluso dalle chiacchiere emerse ultimamente, non corrispondendo alla realtà dei fatti. Di come ogni suo traguardo venga minimizzato dagli pseudo-amici. Lo showbiz è abitato soprattutto da tale tipologia di persone, invidiose e sempre pronte al pettegolezzo. Un vero sfogo il suo. Senza contare gli pseudo-amici, coloro che, con un'aria fintamente preoccupata, ti prendono da parte per chiederti ma è vero che non stai bene? I più ottimisti azzardano mi dicono che presto lascerai tutto. Ma è perché ti sei stancato perché ti hanno fatto fuori? Ha aggiunto pungente. Trattasi solo di invidia. Ora è semplicemente diventato direttore editoria, non ha lasciato la rivista. Il GF VIP 7 avrà ancora lui al comando, come già confermato, e con Berlusconi è in totale sintonia lavorativa. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.